Dennis, vieni anche tu. Stiamo facendo chiarezza nella vita di Ottone. Lo stiamo aiutando a saltare il suo ostacolo, chissà che... E questa volta riuscirà a parlare. Allora, voi vi conoscete? Beh, certo. Mi ha anche accompagnato in macchina una sera che Ottone non poteva. Vigliacco! Virginia, guarda che è tutto un equivoco. Davvero è un equivoco, ti spiego. Ottone ha sempre sofferto di attacchi di panico. E, ha chiesto aiuto ad una psicanalista. C'è stato un transfert, che comunque è una cosa scientifica. E comunque tra di loro non c'è stato assolutamente niente. Non è successo niente? Non è successo niente! Questi andavano a letto insieme. Mesi e mesi di tradimenti, di telefonate anonime, di appuntamenti segreti. No, Virginia, no, non è così. Lui... ma allora fai proprio schifo. E tu sei il suo degno complice. Virginia, ti prego, io... E tu stanotte hai fatto l'amore con me come non l'avevi fatto mai. Ottone, hai fatto l'amore con tua moglie? No. Oddio. Il braccio, i capelli, non me li sento più, mi sento male. Tu ti senti male? Io ho sprecato gli anni migliori per te e io ho perso il mio lavoro per colpa tua. E allora io che cosa dovrei dire? Io, a causa tua, io mi sono suicidato. Sì, signore, suicidato. E per chi? Per questo idiota, per un idiota che ha le crisi di panico. Lo so, non dovevo dirlo, ma non si può. Che tieni, arriva a un certo punto che proprio non ce la fai più, eh. Guarda in che situazione assurda per un imbecille. Sì, signore, un imbecille, un povero disgraziato. Dove vai? Vai da lui, vero? No, Virginia. Oggi credevo di fare chiarezza nella vita di Ottone. E invece l'ho fatta nella mia.